io non so voi ragazzi, ho seguito tantissimo il direct di Nintendo e sto seguendo tantissimo le news riguardante Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ed è da veramente tanto tempo che non vedo così tante memes riguardante un Pokémon. Oggi nello specifico volevo fare un video un po' così rilassamento, se vogliamo, del Pokémon chiamato Wolo, che è un Pokémon dell'ottava generazione di Pokémon che vedremo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Quante volte ho detto Pokémon in questa frase? Attualmente non si sa se questo Pokémon qui si evolverà in una sua versione più forte e la sua presentazione è stata fatta il 5 giugno durante il Pokémon Direct. Wolo, come si può vedere, è un Pokémon quadrupede molto molto simile al concetto di pecore che abbiamo nel nostro mondo. E infatti nella regione di Galar fungerà principalmente come pecora. Difatti il suo fisico è ancora un po' avvolto nel mistero, perché siccome che questa pecora qui è composta per il tipo il 95% di lana, non si sa neanche che forma abbia, perché questa lana gli dà un aspetto tondeggiante. Presenta quattro zampe ovviamente tondeggianti con una sorta di unghia tipo marroncino viola. Gli occhi sono neri e tondeggianti, dove al suo interno sono proprio neri ma con il bordo giallo. Ha questa sorta di orecchie, anche quelle lì, diciamo, dello stesso colore degli zoccoli che vengono fuori dai lati della testa. Due corna viola che spuntano appena appena da sopra la testa. E ha questa sorta di, diciamo, treccine, se vogliamo, di colore grigio che spuntano dai lati della testa e puntano verso il basso. E tra l'altro c'è anche un piccolo dettaglio che non tutti hanno notato, che è riguardante la coda, perché dalle immagini che ci sono state mostrate fino adesso la coda non si vedeva. Non ha differenze principalmente per quanto riguarda i due sessi, almeno fino adesso non si sa, perché essendo coperto per il 90% da questa, diciamo, lana, non si sa neanche ancora. Vive in branco e copia il suo allenatore o il suo capo branco per qualsiasi cosa esso faccia. Non ama battersi e più che altro il suo comportamento da codardo, praticamente, quando si scontra con un altro Pokémon, tende principalmente a rotolare via. Ha un habitat che principalmente dovrebbe essere legato alle fattorie o comunque a dare una mano a quello che è la quotidianità dell'uomo all'interno proprio della regione di Galar. Quindi principalmente, come fa un Pokémon del genere ad aver scaturito così tanta interesse più che altro nella community? Perché principalmente non è che è il concetto, secondo me, di Pokémon pecora ad aver sviluppato così tanto, diciamo, non lo so, entusiasmo per Wolo. Perché di Pokémon pecora ne abbiamo tanti, abbiamo Fluffy, abbiamo Ampharos, cioè nel senso non è che sia l'unico. Il fatto è che il suo design così particolarmente tondeggiante piaccia talmente tanto alla gente da averci visto, non lo so, le cose che non dovrebbero neanche esistere per un Pokémon del genere. Almeno questa è la mia idea, perché in realtà c'è anche questa sorta di piccolo mistero riguardante il fatto che essendo praticamente coperto per il 90% di lana non si sa neanche anche che effetto abbia poi dopo e che corpo abbia sotto la lana. Però la vedo dura il pensare che non sia un quadrupede o comunque una semplice pecora. Quindi è inutile, secondo me, stare a pensare più di tanto sul fatto che lui potrebbe diventare effettivamente un mostro potentissimo, un Pokémon indistruttibile. Mi spiace un po' distruggere la credibilità di molta gente con questo video qui, o quantomeno non lo so, le speranze, perché il fatto che possa risultare un Pokémon particolare fin qui, nel senso, possiamo anche essere d'accordo, ma particolare forse non così tanto. È che in questa società in cui noi ci troviamo adesso, fondamentalmente quando una cosa è così particolarmente cringe viene vista e portata ad un livello gigantesco, quasi portata sul palmo di una mano. Mi viene in mente Keanu Reeves e con la storia del tipo l'uomo più buono del mondo, vabbè. Comunque questa, ragazzi, è la mia idea. Voglio vedere un attimino qui adesso nei commenti quali sono state le vostre idee riguardante questo Pokémon, cosa avete pensato appena l'avete visto, se potrebbe essere un Pokémon interessante e quali sono le teorie che sono peggio circolate sull'internet. Vi invito a scrivermele qua nei commenti, così almeno facciamo una mega lista di tutto quello che è apparso, non lo so, nelle menti malate degli appassionati della community di Pokémon. Detto questo, comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, era un video veloce, un video fresco. Ci saranno altri video riguardanti Pokémon in maniera molto più intelligente, molto più riflessiva, perché questo qui era proprio
proprio un video just for fun che mi sentivo, come ho detto, di fare per cercare un attimino di dare questa spiegazione a questa community molto molto fantasiosa. Da qui a poco è tutto, ripeto, vi invito a iscrivervi al canale se foste nuovi, lasciarmi un like, un commento in descrizione, trovate anche i miei social, eccetera eccetera, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Buon volo a tutti.